bentornati sul mio canale. Allora, a casa della Julie è Natale in anticipo. Infatti, Profumeria Web mi ha mandato un pacchetto bellissimo con idee regalo di Natale e non prodotti che sanno che adoro. Top, alcuni li vorrei anche provare con voi, altri li indosso già. E inoltre vi vorrei appunto raccontare la loro realtà. Anche perché io ormai sono diversi mesi che ho fatto ordini, anche personali, insomma, su Profumeria Web, ma loro esistono da più di 10 anni, quindi insomma è una realtà assolutamente affermata. E la cosa che mi fa impazzire di loro è come hanno strutturato la loro realtà commerciale. In quanto vi faccio un esempio, loro hanno una linea che si chiama Cobea. È una linea che fa prodotti sia specifici che multifunzionali, ma che viene progettata con i loro clienti. Infatti scelgono, credo a campione, delle persone a cui mandano i prodotti non finiti, appunto, e via via sui consigli sviluppano i prodotti in modo che i loro clienti abbiano i prodotti dei loro sogni, no? Io qui ho il Vitamix Serum, che è un siero energizzante con vitamina A, C, E e coenzima Q10, e non vedo l'ora di provarlo anche perché l'INCI è corto e super concentrato. Acqua, ialuronico, vitamina E e acetata, poi abbiamo tutte le vitamine, ubiquinone, che è coenzima Q10 antiossidante, abbiamo acido lattico, una bomba anti-aging e tra l'altro ha tutte le perle di attivo in sospensione, cosa che adoro, ma è una linea vastissima e si chiama appunto Cobea. Ah, e tra l'altro un'altra cosa che fanno molto bella, anzi vi leggo bene la dinamica perché non voglio dire errori, per loro è proprio veramente, sapete quelle realtà che mettono il cliente al centro? Infatti anche il loro customer care è super attento e super veloce, cosa non da niente. Inoltre, non soltanto, se voi vedrete sul sito che vi lascio qua giù in info box, hanno un sacco di sconti, hanno veramente dei prezzi competitivi rispetto a quello che è il prezzo di listino consigliato solitamente dal brand. Ma inoltre, sentite qua, se voi vi registrate sul sito e recensite, ovviamente in modo onesto, i prodotti che avete acquistato, dopo 10 recensioni avrete 20 euro di sconto. Cioè, le profumerie lo fa. Allora, vediamo un po' di cose che ho ricevuto e che ho anche usato su di me oggi. Dunque, da dove partiamo? Allora. Se avete visto il mio... Oh, se mi seguite su Instagram, avete visto il mio unboxing del calendario dell'avvento di Naioleari, io non vi spoilerò niente, andate a vederlo su Instagram. Comunque, in mezzo a quel tumulto, abbiamo scoperto il loro mascara volumizzante che è buonissimo, buonissimo. E loro mi hanno, è quello che indosso, cioè credo che sia questo mascara di Naioleari uno di quelli che ha il volume più drammatico che io abbia mai provato sulle mie ciglia. Sapete che io non per forza cerco il volume drammatico, ma questo, cioè, guardate qua che roba. E questo è un kit, secondo me, perfetto anche da regalare con il mascara e il kajal nero, troppo carino. Poi un'altra cosa che ho fatto, allora, io non so se voi avete mai seguito la pagina di Clarence Italia su Instagram, ma fanno dei post che si chiamano Mixology e propongono degli abbinamenti dei loro prodotti, no? Benissimo. Ora, questo è l'Everlasting Concealer, io utilizzo il colore 02, è quello che indosso in questo momento, che è un correttore comunque che, nonostante sia definito hydrating, è comunque un long wear, è un lunga durata e quindi ha un effetto leggermente mattificato in asciugatura. Loro consigliano di miscelarlo con il Total Eye Lift, il loro contorno occhi. L'ho fatto e in effetti mi ha tolto tutte quelle cose che io non adoravo di questo correttore, nonostante sia un ottimo correttore, a me piace, però non era tra i miei top in assoluto. Questa combo, bomba a mano, questo contorno occhi che io non avevo mai provato e che sono curiosissima di iniziare a testare, fa parte della linea Lift, quindi quella anti-aging, ed è concepito per ridensificare la zona del contorno occhi, 94% di ingredienti di origine naturale, e utilizza caffeina vegetale, escina di castagna d'India ed estratto di albizia, e lavora anche zone d'ombra e borse, oltre che all'aspetto anti-aging. Poi un'altra cosa che mi ha stra super incuriosita, ragazzi, è questa. Loro hanno, allora, veramente hanno tantissimi brand, sia più a un price point più competitivo, sia al super luxury, e hanno anche profumi di nicchia. Dopo vi racconto qualche profumo, state con me nel video. Ah, e ovviamente ho anche un regalo per voi.
ovviamente. Questa è di Theology ed è della linea Tea Infusion Skincare, la White Tea Perfecting Powder. È la cipria che ho usato anche oggi. E chi mi segue saprà che quando sono andata in vacanza in Croazia l'estate scorsa, l'avevo vista in uno store, vi ho fatto le stories perché volevo comprarla, perché mi incuriosiva l'aspetto di trattamento che ha questa cipria. Poi non l'ho presa perché avevano il tester in esposizione, ma era finito il prodotto vendita. Ce l'abbiamo perché Profumeria Web ce l'ha. E questa qua contiene acido ialuronico, bianco e multi-reflecting pigment e quindi ha questo aspetto idratante antiossidante, pur essendo una cipria, e trovo che abbia anche un effetto molto levigante, quindi sono molto curiosa di continuare a provarla. Poi ho scritto, mi ha mandato un bagnoschiuma, dai, ma è troppo carino, anche da regalare. Questo costa pochissimo, guardate come è fatto, cioè no, dai, sto male. Si chiama Body Wash Fruité alla frutta. E questo qua è l'Edition Purple The Netherlands. Ah, viene da lì. Curiosa, troppo carino. Comunque andiamo avanti. Poi i nuovi blush Diego Dalla Palma. Wow, ne abbiamo già parlato di un altro colore. Loro mi hanno mandato il 21, che è quello che indosso. Mamma mia, che belli questi blush, ragazzi. Wow, questo è un rosa antico. Beh, lo vedete indossato. I nuovi blush di Diego hanno questa texture super, super sottile. Il pigmento è stratificabile, non è polverosa. Molto più belli, secondo me, applicati che swatchati. Non so se riesco a farvi rendere. Ecco qua, bene il pigmento. È un rosa antico bellissimo. E ha una texture, sembra quasi una tripal mild di una cipria. Veramente molto, molto micronizzata. Molto belli. Mentre sugli occhi ho usato una palette che mi hanno mandato loro, che io conoscevo già, ma sono stata felicissima di riutilizzarla, che è la Rock Romance di Mesauda. Tra l'altro, di Mesauda credo che sia la mia palette preferita, di Mesauda. O comunque tra le prime due. E oggi ho giocato con i viola, infatti mi sono truccata con Beatbox, Idol e Melodic, e poi all'angolo interno ho messo Metal, quindi ho usato il Duochrome sulla palpebra, la Radiant Orchid piega e rema inferiore, e il punto luce al centro e un po' di rosa matte nella piega. Trucco veloce, fatto rapidamente, bellissima resa. E tra l'altro, no, guardate questo colore che si chiama Electric, è tipo un verde oliva metallizzato acido. No, cioè, solo per la palette, solo per questo io potrei comprare la palette. Boom! E tra l'altro ho controllato i prezzi perché Profumeria Web ha veramente dei prezzi top, ve lo dico. Poi mi hanno mandato una novità di Pupa. Beh, hanno fatto le palette Vamp. Loro a me hanno mandato la 002, questa qua nei toni rossi. Ma ragazzi, cioè, l'ho swatchata prima. Ma è bellissima. Ha tutti questi pigmenti un po' multiriflesso, multichrome. Ne ho viste alcune più sul nude che prenderò. Guardate Glorious. Bellissimo. Guardate questo qua che si chiama Pink Seduction. Che poi dal vivo vedete tutti i micro sparkle a contrasto. Poi c'è Glimmer che ha un top coat multiglitter. E vi faccio vedere il Gold Blast. Sono bellissimi questi ombretti qua. Ma belli, poi swatchati così non rendono niente, dal vivo sono molto più belli. Comunque è tutta una palette di multiriflessi con anche dei matte. Io darei una sbirciatina alla nuova linea Vamp. Bella. Poi, come primer, ho messo un primer che volevo provare da una vita, infatti sono stata felicissima di trovarmelo nel pacco, ed è il Brightening Makeup Base di Sensai. Questo qua è un primer che ha anche l'SPF 15 e viene definito da loro Skincare Essence Type Makeup Base, cioè è praticamente un primer con attivi di trattamento, e infatti, nonostante sia un primer makeup a tutti gli effetti, ha comunque la seta idrolizzata, che è un po' l'attivo chiave della linea Canebo. Oltre a degli estratti, eccetera, ed è molto particolare perché ha un effetto illuminante, ma come un effetto glass skin, ma si asciuga completamente e non ha glitter. Vabbè, ma Canebo lo sapete che lavora molto bene. Poi, come ideine regalo di Natale, guardate qua, che bello, sempre Diego Dalla Palma. Questo qua è il Vitamin C Kit. Che carino è. Poi la vitamina C a maggior ragione in inverno, perché prendiamo meno sole, se non zero sole, e quindi ci vuole. E qui abbiamo il siero illuminante in full size, 25 ml della crema illuminante 24 ore con vitamina C stabilizzata e 50 ml della lozione illuminante uniformante alla vitamina C più la pochette. Insomma, è una bellissima anche idea regalo. E quando l'ho visto, ho fatto la ola Profumeria Web. Sapete la mia passione
passione per la linea Belle Royale e non so se avete visto i kit che hanno fatto di Natale. Ok, e questo qua è quello con è il programma anti-age con il double cerule, il double R. Allora, la pochette è tipo un velluto bianco argento con il simbolo dell'ape, ciao. E dentro abbiamo il siero che io ho provato anni fa e mi era piaciuto moltissimo. È un siero Renew and Repair, bifasico, effetto rassodante ed effetto luce microsfoliante. Ottimo! E sapete che la Maison Guerlain lo consiglia abbinato al Yacht Watery Oil e infatti lo abbiamo all'interno, loro consigliano questo trattamento urto con questi due prodotti, ve ne parlai mi sembra l'anno scorso 2 anni fa nel video sulle accoppiate perfette e qui abbiamo il formato da 5 ml così potete provare anche il trattamento combinato come consiglia la Maison Guerlain e poi boom, buonissima, questa qua è la Fortifying Lotion with Royal Jelly da 40 ml. Chi non vorrebbe ricevere questo kit a Natale? Io sì, per me stessa, e infatti così sarà. Poi, vediamo un'azienda che non conoscevo, non l'ho mai sentita, ma dopo aver ricevuto il pacco l'ho subito, cioè mi sono informata e mi ha incuriosita tantissimo, anche perché è un'azienda made in Italy molto particolare, è questa qua. Si chiama Imersa e questo è il loro kit di taglie deluxe per provare il trattamento, dove abbiamo il cleanser da 30 ml, il siero da 15 e la crema da 15 ml, la day cream, quindi comunque un bel trattamento. Ma qual è la cosa interessante? È che loro utilizzano la sericina di seta. Se andate sul loro sito, come ho fatto io, a leggere un po' della storia, loro fanno un tipo di estrazione che permette di mantenere il 100% attiva, permette di tenere la sericina di seta 100% attiva e hanno fatto una serie di studi che proprio sull'efficacia del loro attivo, tra l'altro hanno fatto anche gli studi proprio, i test clinici di risultati del loro trattamento con dei risultati anche di riduzione delle rughe, di aumenti di idratazione, veramente interessanti da un punto di vista di percentuali, infatti non vedo l'ora di iniziare il trattamento e appunto lo trovate da Profumeria Web e ha un prezzo molto onesto per un'azienda che fa una ricerca anche nuova, infatti loro dicono che promuovono la ricerca sulla sericina di seta dal 2019, molto 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 carino. Molto, e quindi insomma li trovate appunto da Profumeria Web. Se siete come me appassionati di skincare di ricerca, io un giretto lo farei. Poi mi hanno mandato un altro prodotto che non conoscevo e che mi ha incuriosita tantissimo. Questo è di Arval Antimacula Bright Eye Cream SPF 20. Numero uno, è difficilissimo trovare creme contorno occhi con SPF, cosa invece molto importante. Due, loro lo chiamano, l'azienda definisce trattamento contorno occhi illuminante levigante, ma quando sapete che poi tutto il gusto lo troviamo quando guardiamo l'INCI, mi ha interessato molto anche la descrizione, perché questo è illuminante, antimacchia e schiarente, no? Oltre che levigante. Ah, e tra l'altro è nickel tested, oftalmologicamente testato rispetto al pH lacrimale ed è senza profumo, quindi anche per chi di voi ha gli occhi stra super sensibili. E contiene una serie di attivi fermentati, sapete che io amo i fermentati. Dunque, qua abbiamo un complesso derivato da foglie di uva rossino, combinato con foglie di olivo, bucce di limone fermentate, foglie di rucola e fico d'India. Ah, non lo sapevo. Nasce nel 55 Arval nei laboratori svizzeri di Sion. Non lo sapevo, interessante. E quando appunto guardiamo l'INCI vediamo un sacco di cose super interessanti, appunto, tra cui anche insomma, una serie di appunto di attivi idrolizzati, fico d'India, sodio PCA. Mamma come è scritto piccolo. Abbiamo anche acido glicolico, acido lattico, acido malico. Acido tartarico, fantastico. Questo secondo me schiarisce da panico vedendo l'INCI. Sono molto curiosa di provarlo. Ah, a proposito, di Naio Leari mi hanno mandato anche l'Absolute Stay in Shadow nel colore 03 oro perlato. Sapete che sono nel mood dei matitoni, l'avete visto nel video sulle ossessioni? E questo sembra un oro luminoso bellissimo. Sembrava bello, beh, che qua come si fa a vedere, in mezzo al viola, poverino, anche lui. Però sembra bellissimo. Sono molto, molto, molto curiosa di provarlo.
Poi gli oro sono dei passepartout anche di giorno quando ci vogliamo truccare rapidi. Questo, sfumi, matita marrone, mascara, ciaone. Questo è quanto. A proposito di mascara, ve l'ho già detto, ma cioè, guardate che ciglia. Una passata. Beh, vabbè. Ok, andiamo avanti. Poi mi hanno mandato dei prodotti labbra. E io direi di provarli con voi. Allora, uno l'ho già applicato. Dove lo lascio? Ecco qua. Fa parte, credo che sia la nuova collezione di Pupa, la Winter Blooming, ed è il Petalips, rossetto soft matte, nel colore 017. Un velo di pigmento matte. Questo rossetto è bellissimo. È proprio, sapete, quelli che hanno anche il bullet matte. E fa proprio questo effetto sottile, un colore, secondo me, stupendo. E lo vedete già indossato, ma ne abbiamo altri. Ora, ve li mostro. Vediamoli insieme. Abbiamo un Mesauda, e Mesauda, i Matromance di Mesauda sono molto belli. E questo qua è il Madame 603, che ha un punto più pescato, un nude più nocciola pescato, ve lo mostro. Ma la bellezza, tipo My Lips But Better. Questo è meno rosato del Pupa, più caldo. Bellissimo, molto nelle mie corde, lo sapete. Poi ci hanno mandato un rossetto di Naio Leari e devo dire che Naio Leari, anche insomma, provando i prodotti che ho trovato nel calendario, le cose che mi sono piaciute molto sono stati appunto il mascara e i rossetti, anche però il blush era molto bello e anche l'illuminante. Vabbè, comunque. E questo qua è il Forever Matte Lipstick nel colore 09 rosa castagna con le ciliegine. E il colore mi sembra un sacco il colore Giulia. Guardate le ciliegine sul bullet, è troppo carino. Wow. Wow. Questo è il mio. Cremoso, scorrevole, colore stupendo. Voglio altri colori. Li voglio. È stupendo. Wow. Wow. Proprio come un matte idratante, wow. E poi abbiamo un prodotto che sono super felice di avere perché l'anno scorso vi ho parlato del lip gloss, quello di trattamento trasparente di Sensai. Sono usciti le versioni colorate e questo qua è lo 02 Akebono Red. E quindi abbiamo il trattamento di quello che avevamo già provato con appunto il colore. Cioè, ciao, quando l'ho visto. Wow. Guardate com'è specchiato. Sembra olio. Sembra olio labbra. Wow. Ha la stessa texture balsamo di quello trasparente. Wow. E questo qua ha una serie di oli all'interno. Vitamina E. Ma perché scrivono così piccolo? Ma io mi devo. Niente, ragazzi. Ah, anche qua la siete idrolizzata. Anche lui. Mi ciecherò fra un po'. Ah, di Clarins ci hanno mandato anche due prodotti che puntavo da un po'. Allora, uno è questo ed è l'Huile Santal. Sapete che fanno anche gli oli Clarins, anche se non se ne parla molto. Questo qua è un olio dedicato a pelli secche o arrossate, quindi rosacea, coprosa, eccoci qua, pronte. E ha tre funzioni: gli oli essenziali che lavorano anche sull'aspetto aromaterapico del prodotto, l'aspetto di trattamento con gli estratti di piante e l'effetto appunto per un effetto 100% well-being, ok? E questo qua viene fatto con 100% estratti di piante, con olio vegetale di nocciola, e sandalo, lavanda. E, tra l'altro dicono che non si unta ed si assorbe subito ed è perfetto appunto per pelli soggette ad arrossamento. E sandalo appunto, abbiamo l'olio di nocciola che tra l'altro è un bell'olio asciutto, categoria bassa densità, quindi non è di quelli che ungono, anzi lo consigliamo persino sulle pelli grasse. E poi abbiamo appunto parsley, lavanda. Sono molto curiosa di provarlo. E la linea Multi Active, la Essence Vitality. Non vedo l'ora di provarla, non sapevo che Clarence avesse fatto la Essence. Sapete che noi le Essence ci piacciono assai. Ha un effetto appunto emoliente e va proprio si evita il contorno occhi, questo sì, lo sappiamo. Ha un effetto radioso. Vedo l'ora di provarlo.
poi spostiamoci un po' anche ai profumi, che dite? Dunque, primo profumo che ci hanno mandato e che volevo provare da un sacco è di Excentric Molecule, e questo qua è lo 02. Dunque, da quanto so io, dovrebbero essere profumi che reagiscono, cioè no, profumi molecolari che si attivano, no, in base anche al nostro pH, e dovrebbe avere un risultato poi diverso, no, in base a ognuno di noi. E, ad esempio, una mia carissima amica che lo possiede mi ha detto, ma non ne sono sicura, quindi non prendetelo per vero, che dovrebbe attivarsi con i feromoni. Non ne sono sicura, ma farò una ricerca a riguardo. Fatto sta che io amo molto i profumi molecolari, specialmente alcuni, e quindi sono molto curiosa di provarlo. Addirittura mi dicevano, chi è che me l'ha detto? Forse una di voi, che questo profumo, dopo un po' tu non te lo senti più addosso, ma gli altri lo sentono benissimo. E quindi sono veramente curiosissima, cioè non ho altre parole. Particolare. Ah, dà un po' quella sensazione come se il profumo non fosse applicato ma venisse da dentro, come se fosse parte di noi il profumo. Ci sento qualcosa un po' di caldo e pulito allo stesso tempo. Poi sento che sviluppa, lasciamolo stare un attimo lì. Poi ci hanno mandato. Allora, voi sapevate che esiste l'huile de parfum? Io no. Questo qua è l'Armani Sì in versione huile de parfum. La gestuelle di applicazione di un profumo con un olio concentrato, credo che sia la cosa più sexy del mondo. Armani Sì è un profumo amatissimo, conosciutissimo, ma proprio di far cadere queste drops d'olio mi fa impazzire l'idea. Oh, è tutto lo splendore di Armani Sì, ma io lo sento un pochettino più caldo, ma non so perché, forse è la forma in olio che lo rende così. E tra l'altro leggevo qua che c'era scritto praticamente che è un nuovo gesto prezioso, eccetera, eccetera. Ah, tra l'altro non lascia film grassi e non macchia i vestiti, cosa importantissima. Buonissimo, buonissimo, molto particolare, è un profumo di quelli che senti quando qualcuno si avvicina. Mi piace molto anche la gestuella applicativa. Mi piace! Tornando invece a Excentric 02 di Excentric Molecule, devo dire che mi piace molto, molto. È molto difficile da raccontare come tutti i molecolari, però è veramente buono. E poi abbiamo, ragazzi, Byredo. Vi ho detto che hanno anche la profumeria di nicchia, e questo è Gypsy Water, che è un classico. Io conobbi questo profumo perché la mia mamma a Natale mi regalò il profumo per capelli di Byredo. Vabbè, chiuso, non ve lo apro. E Gypsy Water è un classico, amatissimo anche dalle star di Hollywood. Ed è un profumo comunque della linea Nomad di Byredo, quindi molto 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 buono, molto particolare il Gypsy Water. E sapete che Blanche è il mio profumo preferito di Byredo, ma è da un po' che appunto anche quello che si chiama Pulp, credo si chiami Pulp, comunque vabbè, avete capito. E poi ci hanno mandato un profumo pazzesco, questo qua è di Histoire de Parfums, ragazzi. Sapete che vi sto lavorando al video i profumi che usano le celebrities, e vi dico soltanto che questo profumo, anche se non vi dico ancora quale celebrities, un'attrice di Hollywood famosissima e amatissima dice che sia il suo profumo preferito, ed è il 1969. Adesso come si apriva non me lo ricordo più. Ah, ecco, perché non è ancora finita l'apertura. E praticamente Histoire de Parfums fa questi profumi legati a periodi, a epoche, a persone. È molto particolare come azienda. E questo qua appunto è il 1969. E questo qua è un profumo fatto di contrasti. Lo senti proprio appena lo spruzzi. Perché è caldo, quasi impetuoso e impertinente, ma rimanendo con una nota fresca che non lo rende pesante. È un profumo. Penso che 1969 sia la sua descrizione perfetta. È un profumo di tumulto, di cambiamento. No, oh, continuate a tornare da Molecule, ma non ci fate caso, buonissimo. Ah, oh, buonissimo. 1969, c'è qualcosa di profondo, qualcosa quasi non di orientale, ma di speziato, però su una base più evanescente, più fresca. È
un profumo secondo me che non ha età e non ha stagione, ma è un profumo secondo me da sentire, molto molto particolare. Buonissimo. Molecule poi continua a venire fuori, è sexissimo. Sexissimo. Vabbè, poi andiamo avanti. Velocemente vi mostro, mi hanno mandato, io sapete che a me piacciono tantissimo questi di Ava, sono i Dead Sea Osmoter Eye Mask, i patch in hydrogel. Questi patch li avevo già provati per il contorno occhi e mi hanno piaciuti moltissimo. Sapete che lo Smoother, che poi è il brevetto di Ava, aiuta tantissimo a sfruttare tutti i minerali contenuti nei prodotti di Ava e ha un effetto, come viene definito qua, che ha un effetto smooth sulle rughe sottili e le rughe profonde, minimizza i segni della fatica, eccetera. E sì, questo qua è oftalmologicamente testato per le allergie, paraben free e adatto anche ad occhi sensibili. E quindi ve lo voglio segnalare. Bene, direi che vi ho mostrato tutto. No, manca l'ultima cosa, che è questo, ed è Korf, perché loro hanno anche Korf, ma hanno tantissimi marchi, credetemi. E questo qua è la Eyezone Lifting and Illuminante, ed è un contorno occhi testato per i 5 metalli, tra l'altro, con avena sativa e vitamina PP, che ovviamente proverò e vi dirò. Tra l'altro leggevo una cosa molto interessante, cioè che contiene estratto di papavero e attivi soft focus che riducono l'occhiaia. È un'azione anche illuminante immediata, quindi dovrebbe avere un effetto anche mise en bouteille immediato, che ovviamente proverò, non vedo l'ora. Bene! Ah, contiene anche acido ialuronico a basso peso molecolare. Bene, 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 bene. Proverò anche questo. Allora, vi dicevo, ho un regalino per voi, ovviamente, e ora ve lo leggo perché vi voglio dire le cose giuste. Abbiamo un codice sconto, come sempre, a un affiliato che è Giulia10, valido fino al 20 di dicembre, che vi toglie il 10% su qualsiasi cosa del sito. E inoltre, avrete appunto questo 10% extra sui prodotti, anche se sono già scontati e sul sito hanno tantissimi sconti. E inoltre avrete 10 euro extra sul secondo acquisto che vi arriverà via mail quando il primo ordine sarà consegnato. Quindi avrete doppio regalo. Bene, allora questo è quanto. Io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio tantissimo Profumeria Web per aver collaborato con me a questo video. Trovate tutti i link dei prodotti citati, il codice sconto, la durata, tutto quanto qua giù in info box. Mi state chiedendo, Giulia, cos'è l'info box? Capisco che con tutte le modifiche di YouTube non sia facilissimo. Allora, a destra del titolo vedete una piccola freccina che va verso il basso. Se voi la cliccate, si vede un piccolo pezzo di info box. Cliccate su altro e vi apre tutto l'info box. Così vedete tutto quanto. Niente, se vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale. Un bacione gigante e al prossimo video.